Insomma, cominciamo questa seconda giornata. Dopo alcuni spostamenti, abbiamo visto che hanno terremotato l'ordine precedente, con appunto l'intervento di Alexander auf der Heide della Scuola Normale Superiore di Pisa, che parlerà di Selvatico, Rudolf Heiderberger e l'ambiente viennese. Quindi introdurrà a quello che è un argomento estremamente affascinante. Ieri si era un po' parlato della scuola venturiana, eccetera, del côté austriaco, altrettanto, per me forse anche più importante, per la formazione di una metodologia artistica. Prego. Grazie, professor Però raccomando Bernabei. sempre a tutti di tenersi nella mezz'ora massimo Certo. per il rispetto anche degli altri. Prego. Senz'altro. Comincio subito con una citazione. Fra tanta mestizia di natura cresce e prospera una tra le più fiorenti scuole pittoriche della età presente, solenne prova anch'essa che le rifritte opinioni del Montesquieu sulle influenze del clima possono lasciarsi in preda ai ragnateli e che assai più l'educazione che non il cielo prepara l'uomo a nobili destini e a gloria durevole. Con queste parole Pietro Selvatico introduce il lettore all'articolo sui metodi di insegnamento praticati all'Accademia di Düsseldorf, che qui vedete. La teoria del clima era stata rifritta da Winckelmann e Cicognara, il quale riconduceva la supremazia degli scultori italiani, cioè di Canova, tra l'altro all'omogeneità del nostro clima e alla natura del nostro cielo. Questa è una citazione dalla storia della scultura. Ribaltando questo paradigma fondamentale della storiografia settecentesca, cioè la teoria del clima, Selvatico esprime un pensiero analogo, a mio parere, a quello formulato dall'amico Cesare Cantù, che abbiamo già incontrato ieri diverse volte, che invita gli storici, nella sua enciclopedia storica, a trascurare i fatti e le retoriche battaglie, ponendo invece l'attenzione sulle istituzioni civili e religiose, perché, sostiene Cantù, è, e cito, dalle istituzioni che ne vengono le riforme sociali, è per esse che l'uomo, diversamente dai suoi padri, s'atteggia dinanzi all'altro uomo contemporaneo e al potere che lo regge. Le istituzioni religiose e civili, nel caso di Cantù, quelle artistiche, le accademie e gli organi di tutela, nel caso di Selvatico, sono dunque i motori del progresso civile per la storiografia di ispirazione moderata, scritta, peraltro, dagli stessi uomini che si accingono a costruire un percorso di unificazione nazionale attraverso la riforma delle istituzioni esistenti. Ben diverso dunque dall'approccio dei mazziniani. Il confronto con la situazione internazionale, in particolare con la Francia, ma per contingenze politiche anche con il Belgio e con alcuni stati tedeschi, è parte di questa cultura moderata, bramosa di conoscere e di sperimentare soluzioni praticabili. Almeno fino alla metà degli anni 30, Vienna non rientrava nel novero dei centri artistici all'avanguardia. Invece, con l'entrata in scena di Rudolf Eitelberger von Edelberg, di Eduard van der Nüll e August Sieghart von Sickertsburg, l'ambiente viennese guadagna di interesse per Selvatico, il quale oltre. Scusate, ma questa è Venezia, ecco, qui c'è Vienna, il quale oltre, cioè, all'indubbia sete d'aggiornamento, persegue nel suo obiettivo di conquistare la cattedra di teoria e storia dell'arte all'Accademia di Venezia. Le lettere confidenziali di Selvatico all'amico Pietro Mugna rivelano le ambiguità e il carattere quasi cospirativo dei legami di Selvatico con l'ambiente viennese, che sarà non a caso alla base dell'accusa di essere una spia infame dell'Austria. Resta però il fatto che Selvatico trova nella figura di Eitelberger un interlocutore competente e soprattutto influente che condivide i mezzi ed obiettivi delle sue ricerche. Chi è Pietro Mugna?
L'abate, nato a Trissino, insegna dal 1841 italiano presso l'Accademia Orientale di Vienna, dove ha, tra l'altro, la figlia del cancelliere Metternich tra i suoi allievi. A lui si deve la traduzione dell'importante volume Delle condizioni d'Italia di Karl Mittermeier e più tardi del Handbuch der Kunstgeschichte di Franz Kugler. Per l'amico selvatico, Mugna reperisce libri ed articoli, lo aggiorna sulla recente produzione storiografica, iconografica ed archeologica, molto utile agli studi sull'architettura veneziana condotta negli anni 40. Ma oltre al conoscere, selvatico tiene anche a farsi conoscere, e l'amico Mugna gli è di grande aiuto quando si tratta di inviare, cito, le povere mie cose a giornali di Germania. Infatti, in data 10 luglio 1843, il marchese ringrazia l'amico di aver voluto inviare un suo libro, forse il pittore storico, a Franz Kugler. I primi risultati di questi sforzi si vedono sulle Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, dove esce una recensione al saggio Pensieri intorno all'educazione letteraria conveniente a chi esercita le arti del bello visibile. Si tratta qui di un, diciamo, di uno dei nuclei più importanti del pittore storico. Cioè questa recensione esce nel 1944 a Vienna. Per non parlare di altri testi di Selvatico sull'Accademia di Düsseldorf e su Pietro Tenerani, che sono tradotti ed antologizzati. Tuttora si trova presso la Biblioteca Marciana la traduzione integrale, dall'italiano al tedesco, degli articoli sull'arte moderna a Monaco e Düsseldorf, sempre destinata ad essere pubblicata sulle Österreichische Blätter für Literatur und Kunst. E nelle lettere di Selvatico vediamo come il marchese, sempre più padrone del tedesco architettonico, aiuti l'amico nella traduzione di specifiche voci lessicali. Il già menzionato periodico Österreichische Blätter für Literatur und Kunst viene edito da Adolf Schmiedl a Vienna ed è importante tenere presente che gli scritti di Selvatico non solo animano il dibattito estetico nei periodici lombardo-veneti, come è stato opportunamente messo in risalto ieri da Chiara Marin e Giovanna Damia, ma appaiono anche sulla rivista di cultura che raccoglie in quel periodo il meglio del pensiero liberale progressista nell'impero absburgico pre-48esco. Lì in questo periodico si trovano articoli che parlano di fatti ungheresi, italiani, c'è una grande apertura anche sul mondo tedesco e francese, è veramente una specie di think tank del Vormärz austriaco, molto importante. Nell'estate del 1846 Selvatico si reca in visita a Vienna. Insieme agli amici Pivetta e Pasetti, il marchese aveva l'idea di visitare con Berlino, Dresda e Vienna l'altra Germania, così la chiama. Alla fine sembra che le tappe siano state solo Dresda e Vienna, ma sono due fra i centri architettonici più importanti del momento, se pensiamo anche a Dresda, dove insegnava Gottfried Semper in quel periodo proprio all'Accademia. Peraltro storia dell'architettura. Ed è interessante vedere che Selvatico non vuole andarci impreparato a Vienna, tant'è vero che all'amico Mugna chiede di conoscere a Vienna, e cito, o il presidente di quell'accademia, o piuttosto chi è più influente sulle faccende artistiche della monarchia, non già perché io mi abbia fini da aspirare a qualche posto vacante di segretario, il cielo me ne scampi, ma solo per vedere l'andamento presente dell'arte anche costà e poterne dedurre l'avvenire. Potresti tu intanto procurarmi mezzo perché io potessi essere presentato a qualcuno di quei signori? Ciò mi darebbe opportunità di ben conoscere anche le norme con cui si regola l'Accademia di Vienna e mi gioverebbe alle ricerche che io vado facendo intorno ad un'istituzione che purtroppo è il flagello delle nostre arti. Ah, ok, sono troppo vicino. Ok. Sicuramente tra le conoscenze fatte in quei giorni ci sono con l'architetto triestino Pietro Nobile e suo allievo Ludwig Förster, due tra le personalità più influenti nelle istituzioni della Vienna pre-48esca.
Il primo dirige dal 1818 fino al 48 la scuola architettonica presso l'Accademia. L'altro, fondatore nel 1836 dell'Allgemeine Bauzeitung, è il più noto critico architettonico della capitale austriaca. Non documentato, ma assai probabile, è un incontro con gli allievi più promettenti della scuola di Nobile, August Sickert von Sickertsburg e Eduard van der Nöll. Reduci di un lungo viaggio per l'Europa, durato dal 1838 al 43, entrambi gli architetti entrano l'anno del ritorno in patria a far parte del corpo docente dell'Accademia, dove insegnano architettura, nel caso di Sickert, e ornato e prospettiva nel caso di Nöll. Commentando sull'Allgemeine Bauzeitung il loro progetto del Parlamento degli Stati a Pest, Sickert e Nöll ritengono ormai oziosa la questione dello stile da adottare per l'età presente. La domanda in welchem Stil sollen wir bauen, cioè in quale stile dobbiamo costruire, posta 20 anni prima da Heinrich Hübsch. L'età presente, scrivono i due, deve rinunciare all'idea di creare uno stile originale. Piuttosto l'architetto contemporaneo deve rispettare tre regole principali. Primo, scegliere il materiale edilizio adatto. Secondo, rispettare la funzione dell'edificio dando ad esso un'adeguata costruzione e disposizione dei volumi. Terzo, nobilitare artisticamente questo corpo nuovo per dargli un significato specifico attraverso l'ornamentazione. Lo stesso anno 1845 in cui la cattedra di ornato, questo è importante, viene collocata all'interno della scuola, della classe di architettura, Nöll insiste nei suoi cenni sulla relazione artistica tra l'ornamento e la forma grezza, questo è il titolo tradotto, sull'aspetto artistico dell'ornamentazione, facendo tesoro delle riflessioni di Karl Bötticher sul legame tettonico tra Werkform, cioè il guscio, e Zierform, che è il rivestimento ornamentale. Nei suoi studi dedicati a materiali così disparati come le decorazioni murali ad Assisi, i soffitti a Monreale e i tessuti dell'Accademia di Firenze, Nöll registra puntualmente l'esistenza di una sinergia erotica tra ornato e forma, così si esprime Otto Antonia Graf in una monografia sui due architetti Nöll e Sickertsburg, che veramente formano una specie di simbiosi architettonica questi due, tant'è vero che questi disegni che vedete dietro sono stati pubblicati da Graf e io non ho ancora capito di chi siano, non sono ancora andato a Vienna a controllare questi materiali, ma loro due hanno lavorato sempre insieme, hanno fatto tutto insieme. Di fatto è interessante vedere qui, come vedete, questi taccuini, questi acquerelli tratti appunto dai monumenti, dedicati al centro, vedete, insomma, ci sono degli elementi in ferro battuto, in basso a destra invece un particolare di una volta ad Assisi, che poi viene nel loro primo progetto importante, che è l'interno, la decorazione dell'interno della Altleichenfelder Kirche a Vienna, che vedete in alto a destra, dove il colore gioca un ruolo fondamentale nel far risaltare le forme architettoniche e creare lo spazio. E invece a sinistra vedete degli studi da tessuti. Questo è molto importante perché il tessuto, se pensiamo anche a Zempa, è diciamo una metafora vivente usata dalla storiografia architettonica di quell'epoca che spiega perfettamente il rapporto tra struttura e ornato. E Nöll ne parla anche nel suo saggio del 45, cioè lui dice che come un broccato, cioè come un tessuto intelaiato, l'ornamentazione deve avere appunto questo legame intrinseco con il corpo e non essere assolutamente una finzione come i tessuti stampati invece, no? Dove abbiamo insomma
sì, la fantasia stampata. Vado avanti. Il punto di riferimento è Schink. Ah, qui abbiamo un confronto anche fra questi due. A destra vedete di nuovo la Altlachenfelder Kirche, a sinistra invece il bersaglio di Van den Hoel, che invece Hess e la sua decorazione a Monaco, alla Heiligen Kirche, dove abbiamo finti mosaici dipinti, che è appunto un procedimento che Van den Hoel assolutamente considera non più appropriato. Lo stesso anno, allora il punto di riferimento è Schinkel per Van den Hoel e Sicherheitsburg, il bersaglio polemico dell'architettura bugiarda e invece la cultura monacense, appunto i finti mosaici alla Heiligen Kapelle di Hess che vedete a sinistra. Se il Vatico non è affatto insensibile a questo genere di problematica, l'affermazione perentoria secondo cui la scultura, staccatasi dal contesto architettonico, non è altro che un linguaggio morto, lascia intendere che anche nella guida estetica di Venezia l'autore intuisca l'importanza di un legame intrinseco tra ornato e forma. Sempre in quel testo fondamentale, l'obiettivo dichiarato è di nobilitare l'ornamento sia come prodotto artigianale, sia come veicolo e portatore di significato. Comunque, tornato a Venezia, dopo questo viaggio a Vienna, un Selvatico evidentemente soddisfatto degli incontri avuti, ringrazia l'amico Mugna dell'aiuto e dell'intermediazione compiuta in suo favore. Poi, due settimane dopo, siamo sempre nell'ottobre del 1946, gli si rivolge con un'altra richiesta e cito: «Scusami se ti secco, ma ho bisogno di un servizio da te. Portati a mio nome, anche se vuoi, dal gentile Cavalier Nobili e pregalo a farti avere il più presto possibile le norme principali con cui è regolato l'insegnamento della scuola di architettura all'Accademia di Vienna». In quel giorno in cui egli ebbe la bontà di espormelo, mostrandomi i lavori degli allievi, io ne feci qualche noticina. Sì, scusate. Prettamente. Ma dubito di essermi dimenticato qualche cosa importante. Ora dunque mi importerebbe particolarmente sapere quali sono gli studi preparatori che si esigono dall'allievo quando entra a fare il corso architettonico. Poi su quali materie lo si tenga il primo anno ed i successivi del corso. Ho bisogno di questi dati per finire un mio lavoro sui sistemi teorico-pratici dell'insegnamento architettonico. E siccome quello dell'Accademia, diretta dal consigliere, mi parve fra i più assennati e più fruttuosi, così vorrei su quello trattenermi di più e farlo come base ad alcune mie osservazioni in proposito. Il lavoro al quale sta accennando l'articolo sugli insegnamenti architettonici e sulle riforme di cui abbisognano è la parte integrativa della guida estetica di Venezia. Entrambi gli scritti dimostrano la competenza storica e metodologica dell'aspirante professore d'estetica, che trae diversi spunti dalle precedenti esperienze tedesche ed austriache. Basti pensare all'insegnamento di tutti gli stili o alla prassi di alternare il disegno alla modellazione anche per gli architetti, all'interdipendenza tra scienza e costruzione e rivestimento ornamentale, su cui aveva già ieri anche insistito Giovanna Damia. E non solo, quando dopo la morte di Diedo chiede questa volta segretissimamente all'amico Mugna di svolgere il compito di ambasciatore, Selvatico commenta i recenti sviluppi accademici veneziani, dove si annuncia una separazione dell'incarico di professore d'estetica e segretario. Il professore d'estetica sarebbe Agostino Sagredo e il segretario Francesco Gualdo. E scrive Selvatico, cito: «Il governo non è di ciò persuaso e non se ne farà nulla, anzi, a dirla te solo, parecchi di quei signori mi fecero ronzare nelle orecchie che se io concorressi sarebbe più che probabile che il favore si volgesse per me. Io, per dir vero, non ne ho nessuna intenzione e ad un concorso dubbioso non mi piegherei mai, tanto più che amo la mia cara indipendenza. Se però potessi prima sapere che dall'alto favorissero la mia povera persona in confronto d'altri, chissà che non mi risolvessi. Bisognerebbe dunque che tu cercassi prima di sapere da chi una tal nomina dipende a Vienna, e col mezzo il Cavalier Nobili odorare dove penderebbe il vento.
Se fosse in favore, potrei venire a Vienna e bilanciare se mi convenga il concorso, altrimenti sia come non detto. In qualunque modo ti prego del più rigoroso silenzio e, parlando con qualcuno dei consiglieri, fa piuttosto l'interrogatore anziché il raccomandatore, giacché, come ti dissi, è solo se io risapessi la buona disposizione che darei un serio pensiero alla cosa, senza tante noie. Questo brano rivela naturalmente, insomma, tutta questa cultura dell'intrigo, ma smentisce a mio parere lo stereotipo secondo cui la spia austriaca fosse stata nominata in ricompensa dei servizi resi al governo durante l'insurrezione. Assai prima della nomina firmata dal feldmaresciallo Radetzky, Sevatico era conosciuto ed introdotto negli ambienti viennesi presso i quali egli da tempo cercava di farsi conoscere per spianare la strada verso la futura nomina. Sebbene perda dopo il 48 il suo ambasciatore viennese, reo d'aver difeso uno studente ribelle, il povero Mugna cade in disgrazia ed è quindi costretto a tornarsene in patria, Sevatico non manca di intensificare i suoi rapporti con l'ambiente della capitale. Oltre a quello ufficiale mediato dalla luogotenenza, si apre un canale di comunicazione privilegiato con la persona che riorganizza, insieme al ministro Leo Thun von Hohenstein, il sistema delle arti della monarchia asburgica, lo storico dell'arte Rudolf Eitelberger von Edelberg. Di formazione piuttosto filosofica, l'allievo di Ficker esordisce sul Kunstblatt e sulle Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, con studi sulla medagliistica e un catalogo della ricchissima raccolta d'arte del medagliista di corte Josef Daniel Böhm. Nel 1846 Eitelberger esordisce come polemista e critico militante nella vicenda di riforma dell'insegnamento pittorico suscitata da Ferdinand Georg Waldmüller. Questi aveva proposto una radicale semplificazione dell'insegnamento pittorico che doveva, a suo parere, ridursi a un solo anno di formazione tecnica e fare a meno dell'insegnamento elementare, con i modelli grafici e plastici, in modo tale che gli allievi siano sin dall'inizio abituati a studiare dalla sola natura. Eliminando il disegno elementare e le scienze ausiliarie come l'anatomia e la prospettiva, gli artisti, scrive Franz Kugler sul Kunstblatt, diventano un esercito di empirici cui mancano adeguati strumenti per una più profonda comprensione della vita, così si esprime. Sulla stessa falsa riga si muovono le obiezioni di Eitelberger, il quale accusa nel volume Die Reform des Kunstunterrichtes und Professor Waldmüllers Der Methode, il maestro di banalizzare il concetto di natura, che non sarebbe certo una materia inerte e informe da imitare come una natura morta. Ebbene, di questa polemica tra l'artista viennese e il giovane storico dell'arte si parla anche nell'epistolario tra Selvatico e Mugna, il quale invia al marchese una copia del pamphlet di Eitelberger, e cito da una lettera di Selvatico, siamo nel 48. Mi feci tosto a leggere l'opuscolo del signor Eitelberger e per quanto ne ho scorso finora mi pare ricco di eccellenti vedute artistiche e con vera cognizione di causa condotto. Non era forse difficile confutare un carnale materialismo e i superficiali insegnamenti del Waldmüller, ma non era facile farlo con tanta logica e veggenza quanto quella che traspare dalle pagine fino da me lette del suo censore. Io poi mi affeziono tanto più alle vedute artistiche dell'Eitelberger perché sono, da poche differenze in fuori, le mie. Liberato che io sia da molte brighe che ora mi tormentano, prenderò più diligentemente in mano questo opuscolo, o meglio la questione, e ne renderò conto nell'Euganeo, facendo la giustizia meritata all'estetico della viennese università. Questa recensione sul giornale Euganeo non è mai apparsa perché nel frattempo il giornale non esisteva più. Comunque, se ripercorriamo le annotazioni e sottolineature a margine della copia padovana di quel testo, notiamo un'affermazione dello storico dell'arte viennese che sembra in effetti una dichiarazione programmatica di Selvatico, cioè, e traduco, chiunque consideri l'arte da un punto di vista non propriamente materiale è anche consapevole che la tecnica in tutte le arti non è d'origine materiale, essa anzi non è scindibile dall'attività intellettuale. Nel suo libro sulla scuola viennese e nei suoi rapporti con l'arte contemporanea, Edwin Lachnit parla a questo proposito dell'idealismo in veste materialista di Eitelberger.
nobilitando la fabbricazione tecnica come attività dello spirito, egli crea l'indispensabile premessa teorica per l'unione tra la riflessione estetica e le esigenze pragmatiche di una società industriale che richiede agli artisti e quindi agli organi di istruzione artistica una cultura applicata del disegno. Facendo tesoro delle riflessioni sullo stile di Rumoer, Heidelberger si propone il difficile compito di fare della storia dell'arte una teoria storica, utile agli artisti contemporanei, che non sia però una dottrina del gusto. Nelle vesti di factotum e di portavoce quasi onnipotente delle politiche artistiche dell'impero post-48esco, Heidelberger diventa naturalmente l'interlocutore privilegiato per Selvatico, che trova nel collega viennese un formidabile acceleratore nella messa in atto del disegno di riforma che il nostro maturava da anni. Ringraziando il collega viennese di avergli inviato un esemplare del suo stupendo discorso inaugurale all'Accademia di Vienna, Selvatico sottolinea in una lettera del 21 febbraio 1851 che gli ha fatto palpitare il cuore sentir parlare il collega della necessità di riforme le accademie, cito, perché siano consone ai bisogni attuali dell'arte. Prendendo spunto dall'analisi pienamente condivisibile del suo collega, il Selvatico incoraggia Heidelberger nel suo lavoro, ma lo invita a non marginalizzare la situazione delle accademie italiane rispetto a quelle mitteleuropee. Nell'intento di rafforzare all'interno del Collegio Veneziano dei Docenti il gruppo dei professori ben disposti nei suoi confronti e nei confronti del suo progetto di riforma, Selvatico chiede a Heidelberger anche di sostenere i candidati da lui proposti per le cattedre vacanti, cioè Luigi Ferrari per la scultura e soprattutto Calisto Zanotti per l'insegnamento dell'ornato, cattedra, quest'ultima, di fondamentale importanza perché partendo dall'ornato che l'Accademia inizia a storicizzare l'architettura. Più che altro, per evitare che le sue proposte di riforma accademica si perdano nei meandri della burocrazia asburgica, Selvatico invia al suo interlocutore viennese la copia di un manoscritto. Adesso si trova a Siena perché è giunto nelle mani di Carlo Milanesi. Questo manoscritto si chiama Sulle riforme da portarsi alle Accademie di Belle Arti in Italia, con la richiesta di passarlo direttamente al ministro Thun, e cito: «In questo mio manoscritto che dorme nello scrittoio, molto mi valsi delle sagge considerazioni contenute nel prezioso suo opuscolo di Reform des Kunstunterrichtes. Come potrebbe farsi perché venisse nelle mani del ministro senza correre la politica trafila degli uffici?» Inizia così, con una lettera del febbraio 51, il dialogo tra i due autori. Grazie ad esso Selvatico accelera il processo di riforma coinvolgendo il personale adatto. Fino alle sue dimissioni, Heidelberger e con lui l'ambiente viennese seguono con grande interesse gli scritti ed interventi di Selvatico. Lo vedono come un predicatore nel deserto, come romantico settentrionale trapiantato nel posto sbagliato. Sul Deutsches Kunstblatt si parla addirittura dell'Accademia di Selvatico come più tedesca delle germaniche. Gli elementi comuni tra Heidelberger e Selvatico sono molti. Entrambi vedono la storia dell'arte come estetica applicata alle arti del disegno, che mantiene però le dovute distanze dai modelli di estetica speculativa, e qui mi riferisco sia a Hegel che a Friedrich Theodor Fischer, perché trascurano il carattere degli stili, cioè gli aspetti morfologici, tecnici e materiali. Tutti e due sono alla ricerca di una via di mezzo tra gli eccessi del presente, o quel che considerano gli eccessi del presente, cioè il tanto rimproverato materialismo alla moda dei francesi e l'esagerato idealismo erudito dei tedeschi. Gli obiettivi però e l'indole degli autori sono assai differenti. Il senso pragmatico del Marchese, l'uso senza pregiudizi di strumenti di divulgazione ed analisi nuovi, la stessa sua capacità di adeguare il ragionamento in base all'uditorio ne confermano anche una certa indole progressista, direi. Il distacco da Vienna, in fin dei conti, si deve al mancato impegno del governo a promuovere l'arte in Italia. Perché allora mantenere un corpo docenti se l'unico compito è di sfornare disoccupati? Si chiede giustamente Selvatico. Una domanda postasi negli stessi anni anche da Waldmüller,
anzi condivisa anche dall'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Absburgo. Il dialogo a distanza con l'ambiente viennese continua, cambiano invece gli interlocutori. Grazie. Grazie. Grazie ad Alexander per questa bella relazione. La domanda finale direi che è drammaticamente attuale, quindi ci riguarda ancora tutti. E tra l'altro grazie anche per il fatto perché quella lacuna di cui parlavamo ieri del rapporto con la cultura tedesca è stata in parte ma efficacemente colmata da questo intervento, che ci fa capire appunto quanto fossero stretti e importanti questi legami, ma anche alle spalle dell'attività accademica di Selvatico, quindi non solamente come sua formazione culturale in generale. Tra l'altro interessante, tra gli altri spunti, anche quello dell'ornato, che è essenziale in quel momento perché non è semplicemente un elemento decorativo esteriore, diventa parte della struttura interna. Insomma, Semper, quando parla di Wand e Gewand, no? Il muro è il velo, quindi praticamente i due aspetti possono anche coincidere, non parliamo di Ruskin. Quindi questo interesse, evidentemente, che tra l'altro è così evidente in Selvatico e che ha così evidenti risvolti didattici, perché proprio poi diventa la didattica, insomma, delle infinite tavole, è stato un ulteriore elemento di interesse della relazione. Grazie. E passiamo adesso a un argomento più storico. È stato evocato l'arciduca Ferdinando Massimiliano, mi pare che si debba dire, no? Con precisione. E adesso Giovanni Luigi Fontana, dell'Università di Padova, ci parlerà appunto del riformismo mancato dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo. Non per terrorismo, per informazione, che non mancano 5 minuti. Sì, tranquilla, posso. Il mio è un intervento un po' particolare, nel senso che parlando di questo convegno alle sue origini con Guido Zucconi, lui espresse, come dire, un interesse per parlare anche di questa figura. Io non parlerò di Selvatico, dei rapporti tra Selvatico e Massimiliano, perché ne parlerà poi Beppe Gullino, e quindi faccio piuttosto il quadro della figura di Massimiliano, che per molti versi, insomma, è stata un po' accantonata. Ho avuto modo di occuparmene non qui ma in Messico, per l'interesse dei messicani per la parte finale della sua drammatica, l'epilogo della sua, insomma, del suo utopismo. Ecco, e quindi riprendo questa, sostanzialmente questo contributo a un volume che è apparso a cura dell'Università di Puebla, svolgendo alcune riflessioni di contesto che forse possono avere una qualche utilità. Tutti sappiamo che Ferdinando Massimiliano di Asburgo fu per 2 anni governatore del Regno Lombardo-Veneto per decisione del fratello, l'imperatore Francesco Giuseppe, dal 10 marzo esattamente del 1857 fino al 19 di aprile del 1859, quindi poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Ed era la Seconda Guerra di Indipendenza, ovviamente la Guerra Mondiale per il centenario. Guerra di indipendenza. Mi sono messo il cronometro così evitiamo problemi diplomatici. Allora, è uscito nel 92 un volume molto interessante pubblicato a Pordenone con una prefazione di Franco Della Peruta, che è sostanzialmente una specie di autobiografia, anche se scritta da altri, è vero, in particolare scritta dal professore dell'Università di Graz, Tobias Wildauer, doveva essere pubblicata ma non lo fu, proprio per l'epilogo tragico, insomma, della vicenda messicana. Ci sono più di una versione manoscritta, una è in francese, l'Archivio Nazionale di Vienna, quella in francese, la traduzione con il titolo L'Arciduc Ferdinand Maximilien, Gouverneur Général du Royaume Lombardo-Vénitien, è stata la base di questa traduzione del 92. Io mi sono consultato e riletto attentamente questo testo, comparandolo naturalmente con altre fonti, per ricostruire un po' dall'interno, per così dire, la vicenda di quest'uomo che nella presentazione a questo libro Franco Della Peruta inquadra molto efficacemente
per alcuni aspetti del carattere che hanno molto a che vedere poi anche con la sua opera di, naturalmente, di governatore. Una personalità caratterizzata da una forte sensibilità di gusti, del tratto, una orgogliosa, cito, della perduta coscienza della sua missione, la missione a cui era destinato, una curiosità onnivora, una vivacità di interessi, accompagnati a volte dall'ingenuità e dalla superficialità, un notevole attivismo unito a una certa vanità e impressionabilità, dei modi affabili e gentili che gli procuravano immediate simpatie, come quelle espresse in maniera particolarmente femminile, per così dire, persino dalla regina Vittoria nel 57. Aveva anche tutte le caratteristiche fisiche per destare l'interesse femminile, e questo probabilmente influiva esatto, anche negli apprezzamenti della regina. Ecco, Massimiliano entra in scena subito dopo, nel periodo in cui il Lombardo-Veneto è sottoposto alla più dura fase repressiva, quella del maresciallo Radeschi, grande artefice del mancato crollo dell'impero asburgico, quindi autorità indiscussa, che sottopone il Lombardo-Veneto, come sappiamo, a un regime, un autentico regime di occupazione, in particolare con provvedimenti di carattere fiscale che colpiscono soprattutto la grande possidenza agraria, nobiliare e borghese, i commercianti, i ceti professionali, mentre cercano di ingraziarsi in qualche modo le masse contadine. Comunque è la fase sicuramente più aspra nella storia dei rapporti tra Vienna e le province italiane. È un contesto internazionale che permette che in tutto il vasto ed eterogeneo impero asburgico l'ideologia neoassolutista si imponga con ogni mezzo sulle richieste di autogoverno, che sappiamo venire da lontano, e di autodeterminazione nazionale. Ecco, c'è nel 53-54, è un periodo in cui, rendendosi conto Vienna degli effetti prodotti da questo rigore militare, fiscale e così via, cerca di mitigare in qualche misura la repressione. Ci sono dei provvedimenti che non cito, 53-54, che segnano un po' l'inizio del tramonto dell'astro dell'anziano feldmaresciallo, al quale nel frattempo erano anche stati affiancati dei consiglieri civili per impedire, come dicono le fonti, degli ulteriori colpi di testa. E occorre sottolineare a riguardo che l'organizzazione del potere asburgico nelle province italiane era scossa da un conflitto che non si verificava soltanto tra Stato e sudditi, ma anche all'interno degli apparati di potere. Il ministro degli interni viennese, Alexander von Bach, già in precedenza aveva convocato a Vienna residenti del Regno Lombardo-Veneto per chiedere dei suggerimenti in vista di una futura riforma dell'amministrazione civile, ma il proposito rimase senza esito. C'è una lotta interna per l'eliminazione di Radeschi, diciamo dolce, che arriva, come dire, al suo esito con le dimissioni stesse di Radeschi, che si rende perfettamente conto e scrive alla fine dicendo: me ne vado prima che mi caccino, sostanzialmente, che avviene appunto alla fine del 56. E subentra in mezzo, quindi, ad altri segnali di conciliazione che vengono in particolare anche durante un viaggio dell'imperatore Francesco Giuseppe alla fine del 56 attraverso le province italiane della monarchia. Subentra appunto la nomina di Ferdinando Massimiliano come governatore generale, però con Giulai come comandante dell'esercito, quindi andando contro alle sue aspettative di riunire nella sua persona tutti i poteri, sostanzialmente. Negli anni precedenti, questo ancora giovane, questa giovane figura, aveva maturato tendenze politiche caratterizzate da aspirazioni progressiste, umanitarie, che contrastavano naturalmente con un autoritarismo
spiccato invece del fratello imperatore, le cui aperture in realtà non significavano un cambiamento di convinzioni, ecco, rimaneva profondamente assolutista. E un orientamento di Massimiliano che lo induceva a riconsiderare il ruolo della monarchia degli Asburgo in un impero che, secondo appunto quanto scrive Odetta, non doveva basarsi sul centralismo dispotico, ma su istituzioni amministrative e politiche ispirate piuttosto al vecchio modello di Maria Teresa o alle libertà inglesi o del Belgio. Tra l'altro la moglie, appunto Carlotta, veniva di lì. Questi orientamenti potevano trovare qualche rispondenza in esponenti del fronte moderato lombardo che, oscillando largamente nella prassi di comportamento tra la sponda, diciamo così, piemontese e quella austriaca, potevano trovare appunto in Massimiliano un elemento, ecco, una condizione più favorevole ad alcuni cambiamenti. Quindi nel momento in cui l'arciduca è investito di questo incarico, sembra che le sue propensioni personali possano in qualche misura incontrarsi con l'interesse dei vari ceti dominanti e con anche alcune aperture, una fase di distensione della monarchia. Diciamo che si riprendono alcuni progetti in questa fase, anche si sapeva già da prima, da qualche tempo prima di questa possibile nomina, e questo stimola la ripresa di alcuni progetti da parte dell'aristocrazia milanese in particolare, tendenti, quelli ancora del 14 ad esempio, la concessione al Regno Lombardo-Veneto di un'ampia autonomia amministrativa nell'ambito dell'impero. Appunto ci sono le evocazioni dell'epoca teresiana. E interessante appunto in questo periodo la presentazione di un memoriale sui nuovi ordinamenti che dovrebbero applicarsi nelle province lombardo-venete, preparate da un gruppo di personaggi, incontriamo ancora una volta naturalmente Cesare Cantù. E questo documento, che viene sottoposto al monarca dal conte Giuseppe Archinto, che appunto raccomandava di concedere a Massimiliano amplissimi poteri amministrativi, cito, lasciando a Vienna il totale dominio solo negli aspetti politici e dando al Lombardo-Veneto una corte propria, propri corpi consultivi, una burocrazia composta da funzionari italiani, forze armate e finanze autonome. Il memoriale andava anche più in là, riprendendo alcuni progetti federalisti di ispirazione neo-UEFA che erano stati elaborati nel periodo pre-48esco, con appunto preconizzando una confederazione presieduta dal Papa, con però all'interno un regno lombardo-veneto che era poi in realtà doveva essere l'elemento di riferimento della federazione. Quindi c'è un incontro tra queste propensioni autonomiste e federaliste, che sono condivise anche da una frazione minoritaria dell'amministrazione centrale imperiale, e quindi pare che questo documento possa essere stato in qualche modo concordato tra Massimiliano, Archinto e Cantù. Però queste idee si scontravano con il neoassolutismo e il centralismo burocratico viennese, con l'assetto dei rapporti tra potere centrale e governi locali, per cui in realtà l'ultimo decennio del Regno Lombardo-Veneto fu l'epoca in cui le province del nord Italia furono integrate nel complesso statale dell'impero austriaco come mai lo erano state prima. Per Massimiliano esisteva un margine di manovra strettissimo per le sue tendenze riformatrici in un contesto in cui insomma dominava il sistema di Bach, mentre Massimiliano considerava il diritto come base fondamentale
sulla quale dovesse appunto edificarsi la felicità e la prosperità dei popoli da parte dei governanti. La missione affidata a Massimiliano escludeva queste possibilità. Le nazionalità comprese nell'impero non potevano avere organi rappresentativi né godere di una qualsiasi forma di autonomia amministrativa, e si potrebbero citare appunto diversi documenti in cui questa dialettica insomma poi arriverà al punto di conflitto radicale, di non composizione, questa dialettica si esprime. E poi c'è il versante, diciamo così, dell'opinione pubblica. Massimiliano, quando accompagna l'imperatore a Trieste e Venezia durante la sua visita in Italia, può verificare questo. È ancora un periodo peraltro in cui non sa che sarà poi nominato governatore, e se ne renderà conto ancora di più nel momento in cui assume il suo incarico e arriva a Venezia e si trova un grande pennone, un'enorme bandiera e la Fenice piena di gente, molto più soddisfatta di andare a teatro che di far festa per l'arrivo del nuovo governatore. Massimiliano del resto aveva già espresso alcune perplessità prima ancora di prendere l'incarico, che si rapportavano in primo luogo appunto con i margini molto stretti che gli venivano dalle attribuzioni, dalle competenze a lui affidate di semplice governatore e non di viceré come avrebbe voluto, e in secondo luogo non potendo concentrare nelle sue mani potere civile e militare doveva sostanzialmente ogni volta dividere le sue potestà decisionali con la casta dei militari, dei generali. Ecco, il nuovo governatore comunque mette subito in chiaro i suoi intendimenti, inviando come prima azione, molto interessante e importante, una circolare alle autorità del regno dove annuncia i criteri conciliativi e moderati che dovrebbero servire da guida alla nuova amministrazione. Mi piace citare, permettete almeno questa citazione, il documento diffuso da Venezia il 23 marzo 1857, che dice: applicare le leggi con giustizia, mantenere la discrezione e la moderazione necessarie nell'esercizio delle funzioni amministrative, non nascondere mai la verità nei rapporti sulla situazione del Paese, trattare gli amministrati con umanità, come è doveroso per ogni depositario di una porzione del potere imperiale, evitare di vessare e di infastidire inutilmente la popolazione nell'esecuzione degli ordini superiori, preoccuparsi costantemente del benessere non soltanto morale, ma anche materiale del popolo, lavorare senza sosta ad accrescere le risorse delle province affidate alle mie cure. Tali sono in poche parole i punti principali che specialmente raccomando all'attenzione dei funzionari impiegati sottoposti alla mia sorveglianza e alla mia direzione. E questa circolare è stata interpretata come il primo segnale della volontà dell'arciduca di cambiare i metodi nel contesto di governo, nel contesto di un'attitudine, diciamo, generale, una propensione animata da una cauta disponibilità verso appunto aperture di carattere liberale, o comunque di insomma accedere a un'esperienza di governo che potesse riconoscere, ecco, le individualità, le particolarità, i caratteri della componente italiana dell'impero, della sua civiltà, della sua cultura, non assimilabili alle altre comunità della monarchia degli Asburgo. Certo che queste tendenze federaliste, queste intenzioni erano nettamente in contrasto con le istruzioni avute da Vienna riguardanti la sua funzione. Tuttavia, egli interpretava aspettative sempre presenti, come abbiamo detto, nella classe dominante del Lombardo-Veneto, e quindi cercò in ogni maniera di ottenere da Vienna una più larga autonomia decisionale per sé ed una maggiore indipendenza per quello che effettivamente considerava il suo regno. E i suoi progetti riformatori, dopo una fase di studio e di verifiche dei caratteri delle province italiane e delle esperienze di governo precedenti, vennero esposti organicamente nella memoria relativa alle riforme costituzionali e amministrative
da introdurre nel Regno Lombardo-Veneto, inviata a Vienna nei primi mesi del 58. E anche qui si potrebbero fare delle citazioni molto interessanti. E, mi preme però piuttosto sottolineare, ecco, il segnale molto chiaro che viene dal modo di organizzare il suo staff, per così dire, la burocrazia, la cancelleria, che si appoggia su alcuni uomini particolarmente significativi, per esempio il conte Valmarana, vicentino, la cui carriera politica si era divisa tra Italia e Vienna, che conosceva perfettamente naturalmente il proprio paese natale, i sentimenti dei compatrioti, ma al tempo stesso le idee che dominavano al centro dell'impero, ed è il perno della struttura di governo di Massimiliano. Lavora fino agli ultimi giorni prima, diciamo, della sua uscita di scena. E poi il barone de Pont, che volle con sé come uomo, cito, capace di tenere i rapporti con la società e con la stampa, proveniva dai ranghi della diplomazia, comprendeva tutte le necessità del momento. Per la parte più propriamente riformatrice, scienze amministrative, Jean Pertaler, liberale, amante del progresso, così era riconosciuto, insomma, dai contemporanei. E per quanto riguarda invece delle funzioni più generali di segreteria, Albert de Glanstetten. Ecco, Massimiliano cerca in sostanza di riavvicinare coscienza statale e coscienza nazionale, che nelle province italiane andavano viceversa sempre più escludendosi. E il suo disegno di riforma, come ho detto, investiva l'intero sistema dei rapporti tra i domini italiani e le istituzioni centrali dell'impero. Per esempio, è interessante la proposta, che rimane inattuata anche questa, di creare un senato unico per tutto il Lombardo-Veneto, a composizione mista, che dovrebbe includere i vescovi, gli arcivescovi metropolitani di Milano e di Venezia, e gli abati di Pavia e di Praglia, i presidenti dei due istituti di lettere ed arti, i rettori dell'Università di Pavia e di Padova, i podestà di Milano e Venezia, più alcuni altri componenti di nomina imperiale, 20 individui, diciamo, emeriti dal punto di vista politico, scientifico o artistico, e anche con una componente elettiva di 20 rappresentanti della proprietà terriera e 40 delle Camere di Commercio. Insomma, un progetto molto interessante, che però, come gli altri, andava in direzione opposta all'integrazione in uno Stato unitario centralizzato, che anche dopo la fine dello Stato d'assedio radeschiano costituiva la nuova realtà che i Länder italiani avevano dovuto affrontare. Massimiliano pensava inoltre ad un rafforzamento dei suoi poteri mediante la riunione nelle sue mani della direzione di polizia e delle attribuzioni relative alla finanza e alle opere pubbliche, vie di comunicazione, l'industria e al commercio. Pensava anche a un ministro, diremmo oggi, senza portafoglio, del regno italiano, di nazionalità italiana, che risiedesse a Vienna come appunto ponte tra le due realtà. E aveva ben chiaro, quindi, le sue ambizioni, insomma, erano chiare rispetto al ruolo suo e a quello dell'amministrazione del regno. E, con peraltro, appunto, con questi vincoli molto forti, di cui si rendeva conto, contro i quali combatte in tutte le maniere, ma che non riesce in nessun modo a smuovere. Tant'è che nel maggio del 58, va di persona a Vienna, consegna i suoi progetti nelle mani dell'imperatore, resta finché non c'è un pronunciamento nel luglio seguente imperiale, ed è la più amara disillusione fino ad allora provata, perché in realtà Francesco Giuseppe promette, così, diciamo, al fratello a parole, un cambio di rappresentanza nelle province italiane, ma pospone tutto questo un tempo indefinito e lascia sostanzialmente le cose come sono, di fatto quindi permettendo anzi una ripresa delle tendenze centralizzatrici neo-assolutiste.
i circoli che governano la capitale, l'alta burocrazia e i militari non avevano ovviamente alcuna disponibilità a introdurre cambiamenti così radicali, pericolosi a loro modo di vedere, per tutto il sistema centralizzato sul quale si reggeva la monarchia e sul quale ancora l'imperatore richiamava in una fase in cui chiaramente i movimenti patriottici e quello che avveniva in Piemonte, un po' in Italia e anche in Europa, minacciavano appunto di portare a dissoluzione. Si trattava comunque per l'arciduca di uno scacco personale di fronte ad un paese che tutto sommato fino a quel momento, e le vicende di cui stiamo raccontando lo comprovano, ne aveva seguito con sostanziale simpatia l'attività, che vedeva ora respinta quella che da sempre era la sua aspirazione più diffusa e condivisa, oltre che dalle forze sociali a matrice più spiccatamente regionalista, come l'aristocrazia fondiaria, anche dei nuclei emergenti del mondo commerciale ed imprenditoriale. Va infatti, non si dimentica, non si può dimenticare che il Lombardo-Veneto, rispetto agli altri Länder, già prima del 48 aveva un ordinamento statale più sviluppato e una struttura economica del tutto diversa. Dalle discussioni avute a Vienna con i ministri, Massimiliano si convinse definitivamente che gli organi di governo operanti al centro dell'impero non conoscevano nulla, né di questo traspare appunto dall'opera che ho citato, il suo giudizio, né degli affari né dei bisogni delle diverse province che nel loro agire non erano certo ispirati da sentimenti di equità e di giustizia. Ecco, va, visto che mi mancano pochi minuti, riassumo poi appunto nel testo che, se ci saranno le pubblicazioni, darò molti più dettagli, anche per gli aspetti pertinenti a questo convegno. Va sottolineato un'attenzione particolare al Veneto, perché Massimiliano aveva la netta percezione, insomma, la Lombardia aveva ancora i ricordi teresiani, ma il Veneto era la terra un po' derelitta, ecco, in questo momento. E quindi una serie, i due anni che passano, sono due anni così soltanto di delusioni e di inoperatività. Fa anche molte cose, molti progetti vengono realizzati, in particolare con un'attenzione privilegiata al Veneto. Pensiamo ad esempio agli interventi per sviluppare il commercio marittimo, le funzioni portuali, la stazione ferroviaria di Santa Lucia, la costruzione di docks come quelli londinesi, la volontà di creare una scuola commerciale e nautica, lo sviluppo dei bagni di mare, l'aspetto insomma anche turistico, eccetera. E poi cinque progetti attuati per la modernizzazione dell'agricoltura. E naturalmente l'aspetto, l'attenzione agli aspetti culturali, per esempio questo vale anche per Milano, il progetto della grande scuola politecnica o per le arti. Ecco, qui Massimiliano ha una naturale inclinazione, diciamo, per la sua formazione, tanto poliglotta, eccetera, per la fama guadagnata dall'Italia nelle arti, e quindi si sforza con ogni mezzo, con sussidi, premi, commesse, di incoraggiare gli artisti, svilupparne il gusto, favorirne gli studi, e dimostra interesse più vivo proprio per le esposizioni d'arte e per i musei, che frequentemente anche visitava. E onora con la sua presenza gli atelier di pittori e scultori, ordina loro più di un lavoro, c'è anche, usa la corte in maniera molto intelligente, dopo l'esperienza interrotta con Ranieri, sviluppa la vita di corte, è come dire, uno strumento per ravvicinare appunto le varie classi, dimostrare la sua apertura, ecco, ed è un punto notevole a favore del governo nella considerazione dei ceti abbienti, naturalmente, che sono la nervatura fondamentale della classe dirigente. Ecco, quindi possiamo così, riassumendo un po' questa vicenda, dire che per un certo periodo c'è un clima di benevola aspettativa e di simpatia che preoccupa persino Cavour, che scrive anche a Napoleone III, insomma bisogna bloccarlo in tutte le maniere, perché altrimenti rischia di essere troppo, di trovare troppo consenso e di minacciare i nostri disegni. Ci sono delle realizzazioni importanti,
c'è tutto un entourage, tra cui appunto anche rapporti con Selvatico e con numerosi altri. Vorrei citare per esempio figure che hanno avuto poi nell'Italia del primo regno unitario, insomma Stefano, un ruolo importante, Stefano Iacini, parte Cantù, io sono uno studioso dell'epoca della tesi di laurea di Valentino Pasini e incontrai Massimiliano proprio facendo la mia tesi di laurea, perché Valentino Pasini, che è un altro selvatico, nel senso che fu attaccato, addirittura il figlio Eleonoro commissionò una biografia grande così a Ruggero Bonghi, niente po' di meno, che scrisse la vita di Valentino Pasini e dei suoi tempi mettendosi dentro di tutto, ma il primo obiettivo era sfatare, come dire, questa nomea di collaborazionista che era derivato a Pasini da un semplice incontro fatto qui a Venezia sui temi della perequazione fiscale e finanziaria tra le province del Lombardo-Veneto e quelle dell'impero, su cui Pasini si batté fino alla morte nel 64, peraltro Pasini molto legato anche a Cavour, durante il primo regno d'Italia. Ecco, insomma, alla fine, diciamo, è uno scacco. Alla fine si sente delegittimato, chiede di essere rimosso dal suo incarico, Francesco Giuseppe non accetta le sue dimissioni sostanzialmente già nel settembre, tra luglio e settembre del 58, di fronte ad altri tentativi falliti di convincere la bontà della sua linea gli organi centrali viennesi, rimane, va a farsi un giro in crociera perché quella è la sua passione dell'Adriatico, torna e il clima è ancora più compromesso. Sostanzialmente quindi alla fine viene rimosso alla vigilia della seconda guerra d'indipendenza, maggio-giugno finito 59, e con un commento che è nell'opera, nella sua, diciamo, quasi autobiografia, che il commento è: la politica totalmente sbagliata, insomma, l'occasione perduta, con lui come causa della fine del Lombardo-Veneto e del fatto che l'Austria alla fine deve cedere almeno la Lombardia, come sappiamo per Villafranca, al Piemonte. Si ritira nel castello di Miramare, naturalmente dopo la guerra del 59, concludendo tristemente questa esperienza politica, però ecco, il suo carattere, la sua personalità, la volontà di eccellere, di emergere, anche tutti gli aspetti positivi di questo progressismo, ce li fanno poi accettare questa, chiunque conoscesse la realtà messicana del periodo se sarebbe stato ben lontano, in Messico, il paese dove c'è una guerra civile permanente per un secolo e mezzo, ecco, e invece va in Messico nel 64 con la moglie Carlotta e finisce purtroppo fucilato a Querétaro dai repubblicani di Benito Juárez il 19 giugno del 67, ripetendo un'esperienza, io dibattiti che ho avuto in Messico confrontando il periodo del Lombardo-Veneto con l'esperienza messicana, in fondo si è ripetuto anche lì, e i messicani di oggi dicono, questo gli fa onore, che probabilmente per loro è stata un'occasione persa. Grazie. Il quadro appunto dell'arciduca romantico che finisce al Messico si conferma. D'altra parte appunto le questioni piuttosto dure nei confronti degli austriacanti le conosciamo, insomma Andrea Cittadella che era molto legato a Selvatico ebbe questa fama in maniera pesante, il povero Rovani per aver scritto una cronaca del passaggio dell'imperatore a Milano subì l'ostracismo di Carlo Tenca e del salotto della Maffei finché visse, insomma, quindi evidentemente erano cose molto sentite. Franco, di che facciamo la pausa dopo il prossimo intervento. Sì, l'avrei detto. Allora, facciamo una pausa dopo il prossimo intervento, che frattanto ci sarà Rossella Fabiani, prego, della Sovrintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia, parlerà di un personaggio che già abbiamo incontrato, Pietro Nobile, selvatico, nelle lettere, aspetta un attimo il titolo esatto, me lo sono perso, selvatico nella lettera Pietro Nobile. Grazie. Io buongiorno a tutti. Il terrorismo, ma per il suggerimento le sì, sì. Farò questo. Grazie. Buongiorno a tutti.
Prima di iniziare vorrei soltanto fare un breve così cenno al riferimento alla comunicazione che è avvenuta prima di me. Ecco, io che vivo con Massimiliano ormai da tanti anni, posso dire sicuramente che l'interesse e la passione di Massimiliano per le arti sono un aspetto veramente interessantissimo e che è stato continuamente valorizzato ed è frutto di continue ricerche. Proprio di recente, come soprintendenza, abbiamo pubblicato un volume che proprio ricorda la frequentazione di Massimiliano nelle gallerie d'arte e con gli artisti, quindi un continuo interesse alla cultura, alla conoscenza e allo sviluppo anche di artisti sia contemporanei a lui, sia anche del passato, ma prevalentemente di artisti appassionati di arte contemporanea, diremo noi oggi. E poi volevo ancora ricordare delle bellissime parole che Massimiliano scrisse a Carlotta nell'aprile del 1859, proprio manifestando la sua totale delusione per l'abbandono di Milano e quindi la sua veramente disillusione, come il professore aveva indicato, per quanto riguarda proprio l'impossibilità da parte sua di non essere riuscito a realizzare quello che riteneva. Ricordo che poi invece aveva manifestato il suo grande interesse, anche seppur da persona molto giovane, quindi anche forse in parte anche un po' così un po' non matura, per quanto riguarda la rivoluzione che egli fece nella Marina austriaca. E quindi quello fu veramente un momento importantissimo dove Massimiliano manifestò le sue volontà, il suo carattere, proprio non diremo di statista, ma comunque di persona che voleva rivoluzionare, che voleva modificare lo Stato che si era trovato a vivere e che quindi diede poi un apporto importantissimo. Scusi, inizio subito. Ecco, ringrazio innanzitutto il professor Zucconi che mi ha invitato e anche la professoressa Perusini che mi ha incoraggiato nell'essere qui presente. Tra le 529 lettere conservate presso la soprintendenza e facenti parte del Fondo Pietro Nobile, assieme agli 8.246 disegni acquisiti a cura dello Stato italiano dagli eredi dell'architetto, si distinguono 7 lettere scritte da Pietro Selvatico a Pietro Nobile tra il 15 dicembre 1850 e il 22 giugno 1851. Ecco, devo dire che sentendo prima la comunicazione del professor Aufderheide, penso che la lettura di queste lettere potrà essere vie più, e il commento anche vie più approfondita e compresa proprio grazie alle comunicazioni che nel corso di questo convegno verranno fuori, perché vedrete ci sono dei riferimenti che in certi casi non si riescono a leggere, a capire, se non appunto sentendo anche la comunicazione degli altri. Si tratta di una testimonianza breve ma significativa di due personaggi importanti della cultura accademica ottocentesca, entrambi non ancora del tutto e direi ingiustamente valorizzati. Per Selvatico le giornate odierne ne riconoscono la portata. Per Nobile sono in corso studi che daranno, speriamo, a breve dei risultati che potranno essere veramente significativi per lo studio di quest'epoca dell'architettura e dell'insegnamento dell'architettura. Pietro Nobile è ormai al termine della sua carriera. Mi scuso, questa è un'immagine di Pietro Nobile un po' più giovane, ma non sono riuscita nella fretta a recuperarne una di Nobile più anziano. Comunque ha più o meno lo stesso modo di vestire di Selvatico, come vedete, la stessa sciarpetta intorno al collo. Dicevo, Pietro Nobile ormai è al termine della sua carriera, ha 74 anni e dal 1849, da un anno circa, dopo 30 anni di insegnamento e dopo aver ricoperto la carica di Hofbaurat, ha ottenuto il decreto di pensionamento. Risiede a Vienna, ma continua a viaggiare e a mantenere contatti con il Veneto e il Trieste.
Se allo stato delle ricerche non sono state reperite le missive da porre in collegamento con le lettere che oggi si trattano, appare interessante, per inquadramento più ampio, esaminare anche le lettere che Nobile scrisse al fratello nello stesso periodo e che trattano di alcuni temi tra loro paralleli a quelli contenuti nella corrispondenza con Selvatico. In questo periodo, ultimi mesi del 1850 e i primi del 1851, Pietro Selvatico ha 47 anni ed è da poco stato nominato segretario e docente di estetica all'Accademia. Dal tenore di queste lettere si appare che il rapporto tra i due è buono, di stima reciproca, e questo conferma quello che ha già affermato il professor Afdehaide, in particolare nella condivisione della situazione nelle accademie di Vienna e di Venezia e nella reciproca collaborazione sul piano delle iniziative in campo artistico. Si comprende ancora che gli incontri e il contatto epistolare sono frequenti. Nelle lettere al fratello Nobile, connotate da tematiche quasi esclusivamente familiari e confidenziali, Nobile scrive, ad esempio il 4 luglio 1850, che ha incontrato il marchese Selvatico a Venezia e che ha visitato con lui il Palazzo Ducale e San Marco. Ricorda ancora, ad esempio, Nobile la frequentazione con tanti artisti, tra i quali ad esempio Hayez, che diventa, direi, oggetto di un simpatico episodio, cioè di uno scherzo che il Nobile gli fa nella serata in un albergo a Venezia, nel quale lui gli fa uno scherzo e quindi lo sorprende mentre stava dormendo. Due sono i temi che animano le sette lettere che trattiamo. I cambiamenti che avvengono in ambito accademico sia a Venezia sia a Vienna, la realizzazione di un album in onore dell'imperatore che avrebbe dovuto contenere vedute della città di Venezia. A temi questi che trovano in entrambi i protagonisti motivi di incontro e di condivisione di problematiche e di esperienze. Passo un po' le lettere per far vedere come sono state scritte autografe di Selvatico. A proposito del primo punto, l'argomento accademia, è bene ricordare la situazione che Nobile si trova ad affrontare a Vienna. All'indomani del 45 affronta una dura opposizione a proposito della presentazione di un nuovo programma di insegnamento voluto dal Consiglio Accademico, presieduto da Louis von Remy e sostenuto da Ludwig Förster, secondo il quale, e cito, in Germania non si vuole più il Vignola, né il Palladio, né altri architetti in stile romano. Si vuole lo stile tedesco originale, non ancora né concepito né ben stabilito. Con alcune modifiche la riforma poi si attuerà e sarà sottoscritta dallo stesso Nobile con alcune modifiche nel novembre del 46. Nel 47 Nobile, come dicevo, dopo 30 anni di insegnamento crederà il pensionamento dall'Aufbaurat e dall'Accademia, ma solo nel 49, quindi solo due anni dopo, riceverà il decreto di pensionamento. Il momento storico è difficile all'indomani del 1848, quando la situazione politica e la stessa sopravvivenza dell'impero sono posti in discussione. Le istituzioni ne risentono pesantemente. Quindi traspare in Nobile una certa inquietudine, in particolare relativamente al funzionamento delle istituzioni. Il carteggio con Selvatico avviene dunque quando Nobile è già pensionato, ma continua a tenere rapporti con il mondo culturale e accademico dell'impero. Rapporti che vanno al di là delle apparenze, delle appartenenze nazionali e che sono invece improntati esclusivamente a comuni sentimenti d'opportunità gestionale del fare scuola. Selvatico manifesta il suo pieno disaccordo sulla decisione dell'Accademia viennese quando, e cito, il Ministero si determinò ad un radical cambiamento e decretò di pensionare 11 professori, una piccola bagatella. Chiudo la citazione. Il riferimento è a quanto l'Accademia abbia deciso all'indomani del pensionamento di Nobile relativamente ai cambiamenti di indirizzo culturale e gestionale. Non mancano però, quasi in parallelo, le informazioni da parte di Selvatico sulla nostra Accademia.
Il Consiglio scelse per l'insegnamento di Ornato, cosa che ha già accennato il professore Faustheide, il signor Zanotti di Bologna, giovane di altissimo ingegno e di più alta abilità, il quale mandò saggi veramente da mettere sorpresa sia per invenzione, sia per disegno, sia per colore. Si tratta di Callisto Zanotti, formatosi all'Accademia di Bologna come decoratore e pittore di prospettive sotto la guida del professor Cocchi e che insegnerà a Venezia proprio dal 1851 al 1856 ornamento, quando poi una malattia lo costrinse a lasciare l'insegnamento. Sotto la sua guida la disciplina di Ornato riprende vigore, ma solleva critiche perché da alcuni viene ritenuto troppo vicino ad un gusto tipicamente barocco. Il secondo posto lo ottiene Marco Comirato, veneziano, acquarellista e pittore di marine, buon artista per succoso pennello. E al terzo posto Giovanni Pividor, di lunga mano inferiore agli altri due, dice il Selvatico, del quale Selvatico fa delle considerazioni anche personali, ricordando che è innamorato e distratto da altri pensieri. Altra considerazione Selvatico riserva per lo scultore Bongiovanni, cito, particolarmente raccomandato dal Ministero e dispensato dall'offrire i saggi richiesti dall'avviso di concorso, ma non idoneo ad un ufficio nel quale domandasi di essere decoratore a colori e valente disegnatore. Insomma, Selvatico critica la proposta di Bongiovanni, che era già stato nominato professore nel 1937 all'Accademia di Vienna e dove risiedette fino all'aprile del 1851, ma in previsione la famiglia di Bongiovanni si avvicinò e si trasferì a Venezia ed è questo che alla fin fine Selvatico in qualche modo non comprende, non è d'accordo. Selvatico si rivolge a Nobile, infatti, perché è pienamente consapevole che Bongiovanni è molto vicino al ticinese e perché lui possa distoglierlo dall'accettare l'insegnamento. Vede infatti con molto favore, d'altra parte, che sia Luigi Ferrari, uomo di grande ingegno e di chiara fama, a coprire l'insegnamento. Non mancano in queste due lettere i riferimenti al professor Heidelberger. Cito, uno degli estetici con cui più simpatizzo, perché in quel suo scritto, Die Reform des Kunstunterrichtes, mi pare veda le cose con gran senno. Heidelberger tradusse, e qui chiedo venia ma non ho ben compreso, dice che Heidelberger ha tradotto un suo discorso, e non so però a quale discorso si riferisca, fatto comunque da Selvatico, e quindi chiederò magari un aiuto al professor Auffederheider, magari in separata sede, e Selvatico rimane riconoscente ad Heidelberger e dice che è stato molto importante il tramite con Nobile, che lo ringrazia in quanto è stato il primo movente di quel tratto che mi torna di tanta compiacenza e vantaggio. Terrò sempre viva e calda nell'animo la memoria di tanta sua bontà. Quindi in queste brevi parole, come vediamo, si evidenziano i contrasti tra corpo accademico e i docenti, imposti dall'altro e comunque non sempre stimati dai colleghi. L'altro tema che anima il carteggio è la realizzazione di un album in onore dell'imperatore che avrebbe dovuto contenere vedute della città di Venezia. Nobile, da quanto si può apprendere, chiede a Selvatico di indicare i nominativi di collaboratori e allievi di sua fiducia, quindi probabilmente un'iniziativa di Nobile all'indomani della salita al trono di Francesco Giuseppe. Nobile infatti riteneva che la città di Venezia, così cara all'Austria, potesse omaggiare il sovrano e quindi un riferimento se non direttamente a Francesco Giuseppe, ma sicuramente diretto all'imperatore. L'individuazione degli artisti non è facile, come appare poco chiaro a Selvatico. Quali sarebbero dovute essere le dimensioni delle pagine, il prezzo da pagare ogni artista, anche se lo stesso Selvatico ritiene importante che le arti del Lombardo-Veneto siano in quel prezioso dono ben rappresentate.
dunque selvatico, attento alla valorizzazione del fare pittura Venezia, e che vede in questa occasione motivo di orgoglio nel mostrare l'attività dell'Accademia. È il febbraio 1851 e la proposta cade su i seguenti nomi: Giovanni Simonetti, egregio acquarellatore, Luigi Ghedina, buon compositore, Mauro Comirato, prospettivo abilissimo, Callisto Zanotti, insigne in prospettive acquarellate, Albano Tomaselli, giovanetto di 17 anni che disegna figura e compone stupendamente, Antonio Bola, compositore di figura buona e finissimo disegnatore, Fortunato Bello, che compone e acquarella con bravura. Selvatico lamenta il rifiuto di alcuni artisti che, invocando il poco tempo a disposizione e altre commissioni pressanti, non riescono ad ottemperare alla richiesta così prestigiosa. Ma questi artisti pare non accettano prevalentemente per un riconoscimento di carattere economico. Il Selvatico propone infatti un prezzo che non oltrepassi i 200 fiorini. Accettano poi alla fine della proposta di Selvatico Federico Moia, paesaggista e specialista, qui poi sono indicati alcuni nomi, ecco, vediamo professor Moia, paesaggista e specialista di prospettive di interni, che tra il 1845 e il 75 è proprio professore all'Accademia di Venezia di prospettiva, che propone l'interno dei frari. Giovanni Pividor propone invece il coro esterno dei frari. Luigi Ghedina propone un acquarello colorato con una composizione tratta invece da pittura di storia, Ivanhoe di Walter Scott, nella quale Ivanhoe è vestito da pellegrino e si prostra a Lady Rowena. Poi il giovane Tomaselli presenta invece un disegno tratto da una tragedia di Schiller. Marco Comirato, una non meglio identificata veduta di Venezia. E Giovanni Battista Cecchini, una veduta delle Zattere. In conclusione, Selvatico raccoglie le opere di Cecchini, di cui annota le falotti sperticate, quali Valente Prospettico, Luigi Ghedina, Lipparini, Tomaselli e Federico Moia. Selvatico tratta i prezzi e a seconda del valore e della fama degli artisti. Ma Selvatico imposta il lavoro alternando vedute e soggetti storici in una giusta misura, laddove appare essergli più vicino il gradimento della pittura di vedute e paesaggio. Si appella dunque a quanto si andava a trattare in quel momento nelle accademie. Nell'ultima lettera del 22 giugno 1851 Selvatico però appare sfiduciato, torno indietro. Si lamenta che nessuno del governo centrale si sia adoperato per pagare gli artisti e perché si definisca l'avvertenza, che appare assai poco decorosa. In conclusione, queste lettere rappresentano l'espressione di una umanità profonda, attenta al quotidiano, ma capace di vedere le istituzioni come una somma positiva di persone. Selvatico si rivolge a Nobile come a un padre maturo, mostrando di contare sul suo appoggio per la migliore crescita dell'Accademia, condividendo con lui motivi e metodi di insegnamento e di organizzazione. Dimostra piena consapevolezza nella reale situazione delle istituzioni, con serenità di giudizio ed equilibrio. L'attenzione allora per il quotidiano diventa così uno strumento per la valorizzazione del metodo didattico che dovrebbe animare un'istituzione scientifica come l'Accademia. E concludo con questa immagine della intestazione del volume di Selvatico sull'architettura e sulla scultura in Venezia, che è conservato nella biblioteca del Castello di Miramare, e a destra infatti vedete che l'autore, appunto Selvatico, dedica questo volume a Massimiliano d'Asburgo. Quindi Nobile Massimiliano, che si in qualche modo idealmente almeno si incontrano. Grazie. Grazie.
Grazie appunto anche per aver chiuso questo circolo, insomma, con l'Austria e con l'arciduca Massimiliano, tra l'altro appunto con questi personaggi interessanti nello scambio epistolare. Pividor lo conosceva così bene anche per fatti personali, probabilmente perché è l'illustratore di gran parte della storia di Venezia, quindi è molto vicino. Albano Tomaselli invece era questo giovane pittore morto giovanissimo di cui Selvatico si era innamorato. Quando qualcuno ieri, forse Sisi, parlava di un giovane artista non identificato accanto ad Hayez, potrebbe forse essere, non mi ricordo esattamente la frase della citazione. Ah, ho capito, perché si riferiva ad... Ho capito, allora chiudo l'ipotesi. Va bene, allora come dicevo, grazie ancora e facciamo un intervallo storica, diciamo, più specificamente storica degli interventi. Continua con il professor Giuseppe Gullino dell'Università di Padova e dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, che parlerà di Selvatico e dell'Istituto Veneto, appunto. Prego. Grazie. Grazie. Il collega prima pensava che con Massimiliano d'Asburgo i discorsi fossero esauriti, in realtà così non è. Io parlo di storia, parlo di questa struttura dove siamo, so bene che la maggior parte di chi ascolta è interessata ad argomenti artistici, in compenso sarò breve, o cercherò di essere breve. Allora, l'Istituto Veneto prevede sin dalla sua nascita, e nasce nel 1838, un organico di 40 membri effettivi. Ebbene, nel corso dell'Ottocento solo due di essi figurano negli elenchi con la qualifica di architetti, gli Appelli e appunto il nostro Selvatico. Per trovare il terzo bisogna giungere al 1930, quando entra a far parte del novero Luigi Marangoni, il benemerito proto di San Marco. Una spiegazione di questa ristretta presenza può trovarsi, oltre che nell'essere allora considerata l'architettura soprattutto come una branca dell'ingegneria o dell'arte, anche nel fatto che sino a non molti decenni or sono, la base di reclutamento, se così si può dire, dell'Istituto, lo zoccolo duro dei membri del nostro Istituto, era fornita dall'Università di Padova, l'unica del Veneto sino al recente proliferare di Atenei, Venezia, Verona, o sezioni staccate di essi, come Rovigo e Treviso. Dell'Istituto Selvatico entra a far parte presto, essendo stato nominato socio corrispondente nel gennaio del 1945. Presidente era Giovanni Santini, benemerito astronomo e direttore della Specola di Padova. Santini era indifferente alla politica, la qual cosa costituiva un titolo di merito agli occhi del governo austriaco. Alquanto diversa la posizione del vecchio maestro di Selvatico, il veneziano Giuseppe Iappelli, che però a sua volta, essendo stato maestro di Selvatico, ne sostenne la candidatura a socio. Bene, un anno e mezzo dopo la nomina di Iappelli come membro effettivo dell'Istituto Veneto, e siamo nel 1843, Selvatico veniva eletto socio corrispondente. Si direbbe a compensare un ex massone con un fidato filo austriaco. Scrive Cantù, Cesare Cantù, che nel settembre 1847, Cesare Cantù era segretario del gemello Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, bene, scrive Cantù che nel settembre del 1947, in occasione del congresso degli scienziati che allora si tenne a Venezia, e ne dirò due parole su questo, li fece da guida Selvatico per Venezia, il quale aveva viaggiato in Germania, dicea, cito Cantù che parla, che i tedeschi non erano bestie, per la qual cosa era giudicato spia. È strano infatti che due architetti vi siano stati coptati quale istituto in una manciata di anni, risultando entrambi presenti nell'organico per un settennio. È strano, ripeto, perché poi bisognerà attendere, come dicevo, fino al Novecento inoltrato per trovare il terzo architetto. E che Selvatico fosse in sintonia con il governo asburgico, se più di quanto non lo fosse gli Appelli, ce lo dice una quantità di testimonianze che vi risparmio. Chiediamoci piuttosto cos'era l'Istituto Veneto quando il nostro Selvatico venne chiamato a farvi parte.
Dopo la sua rifondazione, deliberata, come dicevo, nel 1938, occorsero 2 anni perché esso fosse posto in grado di operare. Questo si verifica nel 1840 e i primi anni della nuova Accademia furono certamente i migliori. Tanto per cominciare, le fu assegnata come sede la maggior parte del secondo e terzo piano di Palazzo Ducale. E anche, era praticamente quasi tutto suo. E anche qualcos'altro. Attraverso la Scala d'Oro si accedeva alle sale del Senato, del Collegio, dell'Inquisitore di Stato e del Consiglio dei Dieci. Quindi quando Selvati con i suoi scritti si occupa di Palazzo Ducale, lo conosceva bene. Inoltre il nostro istituto raccolse allora davvero i più significativi esponenti della cultura, le migliori emergenze del Veneto, che ovviamente allora comprendeva anche il Friuli, i quali nel corso delle adunanze vestivano una uniforme specifica e ancora metà dei 40 effettivi riscuoteva una congrua pensione, cioè uno stipendio. Infine, va ricordato che dal 45 al 47 l'incarico di presidente venne affidato, sì, è un nome che ho già sentito oggi, al conte padovano Andrea Cittadella Vigodarzere. Una scelta felice che consentì al sodalizio di organizzare adeguatamente la sua partecipazione al 9° congresso degli scienziati italiani, che si tenne appunto a Venezia fra il 14 e il 29 settembre 1847. Poiché Venezia non aveva università, l'organizzazione dell'evento fu praticamente delegata dalla congregazione municipale all'istituto e il 20 settembre Selvatico, che allora insegnava estetica all'Accademia, era nominato membro della commissione di archeologia. E per Selvatico, con il 45, si sarebbe aperto il decennio più felice della sua vita, esclusa la parentesi quarantottesca. E furono anni fecondi. Nel 45, onde onorare il suo ingresso nello sodalizio, Selvatico, che allora aveva 42 anni ed era nel pieno della maturità intellettuale, pubblica negli atti dell'istituto il saggio intorno alla simbolica figurativa ornamentale nelle chiese cristiane del Medioevo, e specialmente in quelle del X, XI, XII secolo, dove iniziava un percorso storico che sarebbe approdato un decennio dopo all'edizione della Guida Artistica e Storica di Venezia. Seguì un lungo silenzio. Per 30 anni Selvatico non pubblicherà più negli atti dell'istituto. Il 48 per l'istituto rappresentò un trauma, e non soltanto per l'istituto naturalmente, la cui attività dell'istituto fu interrotta per un biennio, dall'aprile 48 al maggio del 50. Soprattutto venne meno l'antica considerazione che del governo verso il sodalizio. Esso infatti, l'istituto, aveva, sia pure con molta prudenza, aderito alla Repubblica di Manin e Tomaseo. Del resto, come sarebbe stato possibile per i soci perseverare nel pacifico fluire delle adunanze e magari affacciarsi ai balconi di Palazzo Ducale per godere lo spettacolo di certi tramonti che quando vuole Venezia sa offrirci, mentre in piazza e per le calli cadevano le bombe e si moriva di colera? Poi venne l'agosto del 49 e la resa. La repressione dei vincitori fu severa, poiché l'Austria avvertì come tradimento l'adesione alla causa nazionale di quella che essa poteva, non senza fondamento, ritenere una creatura propria, cioè l'Istituto, il quale fu così chiamato a pagare un alto prezzo, con 8 suoi membri effettivi fuggiti, espulsi, confinati. Inoltre per anni la sua attività fu sottoposta a controlli in precedenza sconosciuti e i bilanci resi oggetto di oculate, replicate verifiche. Quando poi, il 9 marzo 1850, da Verona Radeschi ordinò la riattivazione dell'istituto, si pose il problema del rinnovo delle cariche, attingendo tra i soci alle ridotte forze disponibili, dopo anni di mancate nuove cooptazioni e di fughe o espulsioni di tanti membri, non di rado i più qualificati. Alla presidenza venne chiamato l'affidabilissimo professore di procedura giudiziaria e già rettore all'Università di Padova, Alessandro Racchetti, religiosissimo. Più difficile la scelta del segretario, che è di sua natura, così referto, il cardine dell'istituto, per cui
si rendeva necessaria la residenza a Venezia. La scelta cadde su Selvatico. Secondo il rapporto inoltrato al governo dal commissario di polizia Luigi Martelli in data 6 marzo 1850, il marchese Padovano scriveva: pur essendo solo socio corrispondente, era comunemente ritenuto, cito, dicitore facondo, colto scrittore, non solamente cultore appassionato delle arti belle, ma anche in altri rami dello scibile versato e istrutto e di molta attività. Se non che Selvatico rifiuta. L'istituto non era e non fu mai nelle sue aspirazioni. Lì infatti si sentiva isolato fra ingegneri, medici, letterati, tutto sommato distanti da sensibilità artistiche. E poi c'era Iappelli, ancora attivo, anche perché fu attivo fino all'ultimo Iappelli, anche perché poteva accreditarsi come ingegnere idraulico e infatti nel congresso degli scienziati del 47 fu inserito nella sezione tecnologica, mentre Selvatico in quella archeologica. Si aggiunge il fatto che Selvatico, e verrebbe da dire nomen omen, era in rotta col mondo accademico, dato il suo spirito polemico. Selvatico accettò invece, in quello stesso 1850, come sappiamo, la nomina a segretario perpetuo facente funzione di presidente dell'Accademia di Belle Arti, dove già ricopriva gli insegnamenti di estetica e di storia dell'arte. Ecco la sua sede congeniale, dove nel ruolo chiave che gli era assegnato poteva sostenere e anche realizzare concretamente le sue teorie artistiche. Si calò nell'incarico con impegno, mentre il governo non mancò di rinnovargli periodiche attestazioni di fiducia. Nel 1853 gli affidò la direzione della allora istituita Commissione per la conservazione dei monumenti artistici e storici delle province venete, consegnandogli in pratica il compito di organizzarne la catalogazione e la valorizzazione. Due anni dopo, nel 1955, gli assegnò anche l'insegnamento di architettura. Furono anni positivi per il nostro personaggio, che fra il 1852 e il 1856 poté pubblicare in due grossi volumi, come sappiamo tutti, il frutto delle sue lezioni nella storia estetico-critica delle arti del disegno. Eppure non gli bastava. Gli pareva che l'Accademia da lui diretta non valorizzasse a sufficienza il talento, limitandosi a sfornare soprattutto dei mediocri, per cui giunse a persuadersi che l'Accademia andasse ristrutturata radicalmente o soppressa. L'occasione per dar vita alle sue convinzioni si presentò il 21 settembre 1858, allorché il viceré Massimiliano convocò a Monza, l'ha detto prima il mio venerato collega, venerato e direttore del mio dipartimento. Quindi la venerazione è interessata? Sì, sì. No, assolutamente. Quello contava solo per il 99% il fatto che lui sia direttore. Allorché il viceré Massimiliano convoca a Monza una rosa di italiani illustri per dottrina, nell'intento di conferire maggiore unità alle strutture culturali e amministrative del Lombardo-Veneto. Siamo nella congiuntura appunto di cui ha parlato prima Fontana, Gigi Fontana. Nella fattispecie il progetto prevedeva l'accorpamento dei due istituti di scienze, lettere ed arti in uno solo, con sede a Milano. A compensare, l'Università di Pavia si sarebbe ridotta alla sola Padova. L'Accademia di Belle Arti sarebbe stata unita all'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti e Venezia avrebbe ospitato un istituto politecnico. Ora, tra i convocati a Monza, assieme al segretario dell'Istituto Lombardo, Cesare Cantù, e altri ancora, vi fu anche Selvatico. Sentiamo cosa scrive su di lui il Cantù, che ci ha lasciato e reso conto nell'evento di un libretto intitolato Seconda relazione del 1800, di quanto avvenne nel 1800, del 48, scusate. Ed è un libreccino che ho avuto la fortuna di avere da Marino Berengo, che me lo regalò ristampato nel 1961. Non ho qui le note, comunque ci sono nelle note. 58. Sì, 58. Ah sì, scusa, avevo detto 48, no, 58.
Ecco, sono questi due libretti di relazioni e mi ricordo che gentilmente Marino Marengo mi regalò questo secondo che mi è servito adesso per quello che ti sto per dire. Allora scrive Cantù, parlando di questa riunione a Monza nel 58. Selvatico, dopo la restaurazione, cioè dopo il 1815, non tardò molto a rannodarsi, scusate, dopo la restaurazione del 48, Selvatico, dopo la restaurazione del 48, non tardò molto a rannodarsi col potere e ne fu fatto segretario e facente funzioni di presidente dell'Accademia di Belle Arti, posto che egli era capacissimo di tenere. Ma in esso urtò con alcuni professori. Avendo dottrine sue fisse e per verità buone, non sapeva piegarsi alle loro esigenze e venne fino a persuadersi che l'Accademia rovinano le belle arti. Bisogna disfarle, lasciar la libertà a proporre dei temi e basta. Fu lui che di ciò persuase l'arciduca, che in conseguenza ottenne dal fratello l'abolizione dell'Accademia. Tutti i professori ne furono sgomentati e furono costoro altrettanti nemici del progetto, i quali, ricorrendo all'arte solita della menzogna, spaventarono il pubblico col dire che voleasi sopprimere le scuole di disegno, eccetera. A questo punto, però, Cantù manifestò a Selvatico, a Monza, il suo dissenso. «Bada», gli disse, «che farò entrare per la porta quello che tu hai voluto cacciare per la finestra». Al che il nostro marchese completò il suo pensiero, che in realtà andava in tutt'altra direzione, salvo restando il ridimensionamento di insegnamenti e colleghi a lui invisi. Così prosegue il racconto di Cantù. Il progetto che egli aveva fatto dava un'importanza suprema all'Accademia, come fosse il perno della società civile. Assegnamenti ricchissimi al presidente, al segretario, agli altri impiegati. Le scuole avrebbero dovuto smettersi, ma di fatto conservava diverse, sol non chiamando le scuole. Insomma, il suo progetto mancava di unità e, quel che è peggio, invece di modellarlo sopra principi, lo regolava dietro persone che aveva in vista. Cioè, sostanzialmente voleva epurare l'Accademia da colleghi che non condividevano le sue opinioni e attingerne e farne arrivare altri. Nella discussione che se ne fece, continua Cantù, dovette abbandonare uno dopo l'altro tutti i suoi concetti, i quali, conviene dire, non avesse studiati, o non sia cervello ordinatore. Insomma, non se ne fece nulla. Dopodiché, col pretesto di un lutto familiare, Massimiliano lascia Monza e si reca a Vienna, mentre Selvatico rientrava decisis pinnis a Venezia. Dopodiché ci mise un attimo a lasciare l'Accademia e ritirarsi a vita privata nella sua Padova. A sostituirlo nella guida dell'Accademia sarebbe stato un suo giovane allievo, quel Camillo Boito, autore dello splendido Scalone che sta alle nostre spalle. Mi accingo a chiudere. E l'Istituto? Dopo la seconda guerra d'indipendenza e la proclamazione nel marzo 61 del Regno d'Italia, tutti avvertivano come precaria la dominazione asburgica nel Veneto e anche la nobiltà e i ceti benestanti cominciarono a prendere le distanze dalle istituzioni e dai rappresentanti del governo. Poteva il nostro sodalizio essere da meno? Non poteva e non lo fu. Questo può spiegare la mancata promozione di Selvatico, troppo compromesso con gli Asburgo, a effettivo, che avvenne solo il 6 aprile 1872, dopo quasi 30 anni dalla cooptazione socio-corrispondente. Questi tiepidi sentimenti furono peraltro ricambiati dall'interessato, che negli atti, cioè nel periodico dell'Istituto, pubblicò pochissimo e quasi solamente in occasione delle sue promozioni, cioè dell'ingresso e poi della promozione effettivo, cioè secondo un rito di ringraziamento al quale non era facile sottrarsi. Infatti, nei 7 anni di permanenza tra la classe degli effettivi, prese parte solo a una decina di riunioni su un totale di 126. Facevano 2 riunioni al mese allora, adesso se ne fa una il sabato che finisce il mese, per esempio sabato questo c'è la riunione
E quella volta ne facevano due al mese. E negli ultimi 4 anni non venne mai, non venne mai. Anche la salute fece la sua parte, come sappiamo. In una lettera del giugno 1877 al segretario dell'istituto, Giovanni Bizio, Selvatico lamentava la decrepitezza acciaccosa, che di lì a poco sarebbe culminata poi nella cecità. In realtà era un sopravvissuto. Dopo la fine degli anni 50 ebbe a scrivere Franco Bernabei, che cito perché non c'è qua dentro, Selvatico non dirà nulla di nuovo, ripetendo all'infinito le proprie idee, perseverando nell'interminabile polemica con i colleghi e l'interno mondo accademico. E infatti non produsse più nulla di originale, mentre altre idee, altri nomi, andavano affermandosi nel campo della critica e delle teorie artistiche. Grazie. Grazie. Fulmineo, fulmineo. Grazie, Gullino. Sì, appunto, veramente fulmineo. Le citazioni sono imbarazzanti, quindi lasciamo restare. E volevo dire che se cercavamo appunto la conferma di questi intrecci di istituzioni, persone, momenti storici, eccetera, l'abbiamo trovato ulteriormente in questo caso. È interessante particolarmente il problema dell'Accademia, perché questo fenomeno del 58, questo avvenimento, è proprio curioso perché sembrò, addirittura c'è Roberto D'Azeglio che in quegli anni scrive, sono state soppresse le Accademie di Milano e di Venezia. Cosa che mi ha lasciato trasecolato, perché non mi risultava che fossero mai ufficialmente... Lo davano per scontato, era lo davano questo per progetto sicuro. Che veniva dato evidentemente per scontato di soppressione, che poi alle spalle c'è tutta una storia, Cavalcaselle stesso avrebbe poi scritto una relazione proprio per la riduzione delle accademie, non più soppressione, che Selvatico poi avrebbe accettato in maniera molto convinta. Ma è appunto significativo questo momento in cui pareva che questa idea di Selvatico avesse, insomma, seguito. Curioso anche il fatto che le resistenze alla soppressione dell'Accademia sono interessanti, perché per esempio in Francia, quando Leone III soppresse l'Accademia e il re Leduc fu un sostenitore di questa soppressione, molti capirono che era una mossa reazionaria, perché in realtà voleva assimilare al potere centrale alcuni di questi istituti che con il loro prestigio antico mantenevano quel minimo di autonomia nei confronti del potere centrale. Quindi vedete che il problema è estremamente complesso e pieno di sfaccettature, non è soltanto questa battaglia giustamente antiaccademica che noi conosciamo. Insomma. Poi appunto curioso il fatto delle pubblicazioni che nel 45-6 pubblica questo saggio importantissimo sulla simbolica delle chiese medievali, che poi rielaborerà, ripresenterà e che è il nucleo della sua considerazione dell'allegorismo del Medioevo, poi in realtà dopo gli anni 70 pubblica degli scritti sull'architettura, sulla didattica architettonica negli atti dell'istituto, effettivamente di spessore molto, molto ridotto. Sì, insomma, sì, sì. Cioè, effettivamente un salto, all'inizio evidentemente entusiasta, pensando di far parte in maniera più viva dell'istituto, poi invece con le delusioni. Quindi grazie di questo ulteriore ricco spunto. Allora, se siete d'accordo, potremmo...